Il comune di Tramezzina è lieto di riproporre il magico e affascinante spettacolo di luci e fuochi accompagnato da colonne sonore. Per la realizzazione di questa eccezionale ed emozionante manifestazione contribuiscono i comuni di Argenio, Corono, Griante, Salvagocina, Lezzano e Parin, la Regione Lombardia, l'amministrazione provinciale, la Camera di Commercio Comolecco, Fondazione Cariplo, l'autorità di bacino dell'Ario e dei Laghi Minori, la comunità montana Lario Intervese, l'associazione turistica Tramezzina e le parrocchie di Isola del Reno. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il Prefetto, a questo ricordo unitamente alle forze di polizia per la disponibilità e sensibilità dimostrata nella predisposizione dei servizi di viabilità, ordine e sicurezza pubblica. Grazie alla Fondazione Isola Comacina, all'Antiquarium e alla Pirotecnica Santa Chiara, unitamente alle associazioni locali e a tutti i volontari che contribuiscono alla buona riuscita di questo evento. Si ringrazia la Banca di Credito Cooperativo di Lezzano, gruppo BCC ICREA, che festeggia il 60° anniversario di fondazione e alla quale auguriamo una sempre più proficua collaborazione con tutto il territorio lariano. Si ringraziano inoltre il main sponsor Lido di Ossuccio e tutti coloro che hanno supportato la manifestazione con il proprio contributo. La Sagra di San Giovanni si concluderà sabato 1 luglio con il grande spettacolo pirotecnico a Farenna e la rievocazione dello sbarco degli isolani all'Isola Nova. Buona serata a tutti! I will recall my great glory throughout many centuries, but also my social destruction when I was completely erased in 1969, after the decade-long war between Homer and Milan. Homer, with the help of Frederick Redbeard, Emperor of the Sacred Roman Empire, got the better of Milan and finally of me. The big fire represents my defeat, but not my end. With this memory, every year I also celebrate my rebirth. And today, I'm a charming place, rich of artistic and archaeological witnesses. Ogni voce ha un suono, tamburi di guerre lontane, echi di cannone che spazzano male, il rumore delle spade della colonna da destinato, il vento che cala un pietoso sipario su orizzonti di fumo e di terra, uomini contro uomini, madri contro madri, nulla contro nulla. Ma anche la follia deve avere una fine, che tutte le bandiere diventino bianche, che ogni odio si arrenda alla pace. La lucide marcisca le asce del ponte e che il fuoco torni ad essere gioia. I boati nel cielo, calda e struggente emozione, mentre la mano di un vecchio stringe la mano di un bimbo, testimone all'unisono della stessa meraviglia. Non tutti gli unici, ma tutti i fratelli, sotto un pandemonio celeste dove i colori si fondono. Ma la mare è la stessa, per questo viviamo. Il suono della nostra voce è solo di pace. Fiamme nel cielo e stupore negli occhi. Nessuno ha più paura. Noi, il Signore del Fuoco, siamo tornati. Il cielo non basterà. Signore e signori, buon divertimento. Thank you.
benvenuti nella meravigliosa terra dell'Ario. Vi accolgo sulle acque che mandano il suono. Vi dimoro da sempre in quest'isola. Sono invisibile ai distratti, ma ai curiosi e agli attenti offro paesaggi suggestivi che narrano aneddoti del mio passato, mostrando con orgoglio le cicatrici che rimangono e ricoprono la superficie. Sono l'anima dell'isola Comacina, la luce della storia dell'isola. Questa sera l'aria è densa di ricordi. Questa sera voi sarete i miei compagni nel rievocare una delle più importanti vicende che abbiano toccato la mia vita. Non preoccupatevi se sarò verità, discreta, sono un utile capo compagna. Con la mia voce, momento dopo momento, vi condurrò dentro le atmosfere e suggestioni che ci permettono di rivivere l'attimo divinale in cui io, Isola Comacina, ebbi la peggio, sopraffatta dalla forza e dalla crudezza dei commessi. Chi più di me sa come andarono fatti? Tutto all'inizio dei primi anni del 1100, quando le terre laviane e milanesi entrano in conflitto per motivi di carattere politico, dualismo papato-impero, economico, controllo dei vari appini, delle strade e dei percorsi inacquali, e religioso, designazione di Laudato da Carcano come vescovo di Como, voluta dall'impero ma contestata dal papa. È l'anno 1169, l'isola viene invasa. Battuti i Comacini, la loro barca è stata data in piano. Vittoriosi, ai comasi non resta che raggiungere l'isola per prenderne ora pieno possesso. È l'anno 1169. L'isola viene data alle fiamme e rasa al suolo, con case, chiese, castelli e tutto quanto vi era ricostruito. I pochi isolani scappati al massacro fuggono su poche barche e si rifugiano dai vecchi amici di Varenna, dove fondano un abitato che chiamano Insula Nuova. Ahimè, che aspra sorte mi toccherò, che brucio ancora nel ricordo, come allora. Ma i miei abitanti, gli isolani, non celebrano certo oggi la mia disfatta, bensì vogliono rievocare con questo evento il passato glorioso delle mie dirupate sponde. L'isola Comacina, forte e salda nei suoi baluardi e torri, terra carezzata da luce e che fu rinuncio a re e a condottieri e eserciti, che ora è segno vivo e nostro.
Ci fa paura, ma la fa solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte il pianto si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerà non passo da thank you.
Grazie.